Saluta tutti quanti, ben ritrovati nella cucina di Tommy and the Cooker. Oggi cucineremo insieme una ricetta siciliana, la pasta alla norma. Cominciamo. Gli ingredienti sono penne rigate, pomodori San Marzano insieme a basilico e aglio, delle melanzane piccole con un po' di farina, olio di semi per friggere, olio extravergine d'oliva, sale e, per condire, un po' di ricotta salata o pecorino. Dopo averle lavate, affettiamo le melanzane. Faremo delle fette di circa mezzo centimetro. Mettiamo le melanzane in un colapasta. Con un po' di sale per far sì che perdano la loro acqua. Un piattino sopra e un pesetto. Lo lasciamo così per una mezz'oretta. Facciamo la passata tagliando a pezzettoni il San Marzano. Schiacciamo l'aglio e andiamo ai fornelli. In una padella mettiamo l'aglio, un po' d'olio d'oliva e facciamo soffriggere leggermente. Mettiamo i pomodori . L'aglio lo togliamo dopo . Facciamo andare 10 minuti a fuoco vivo . Mescoliamo di tanto in tanto . Sono passati 10 minuti, rimuoviamo l'aglio e passiamo al passaverdure. Torniamo al fornello, mettiamo un bel po' di basilico, copriamo e facciamo andare per una mezz'oretta a fuoco basso. Ricordiamoci sempre di mescolare di tanto in tanto. Mettiamo su l'acqua per la pasta. Asciughiamo le melanzane. Tamponandole ben bene. Infariniamo leggermente prima di friggerle. E così via. Scaldiamo l'olio per friggere. L'olio è arrivato a temperatura, iniziamo a friggere. Mi raccomando, poche alla volta, altrimenti la temperatura si abbassa.
Ci vorranno un paio di minuti per l'atto. E così via. Aggiustiamo di sale. E pensiamo alla pasta. Caliamo la pasta in abbondante acqua salata. Prendiamo il sugo che ci serve e lo mettiamo nella padella dove condiremo la pasta. Se necessario, aggiustiamo di sale. La pasta è pronta. La scoliamo direttamente nella padella. Una giratina. E siamo pronti per mettere nei piatti. Mettiamo qualche melanzana sul fondo del piatto. La nostra pasta. Altre melanzane. Una spolverata di formaggio. Va bene anche del cacio ricotta se ce l'avete. E il tocco finale. E adesso un boccone lo assaggio per voi. È deliziosa. Buon appetito!